Lunedì 18 aprile, ciò di cui vi vorrei parlare oggi è la connessione, l'integrazione tra differenti letture che sto facendo in questo periodo, anzi da un po' di tempo che continuo a ritornare sugli stessi testi. Intanto, ovviamente, vi dico qual è il solito punto di vista da cui partiamo, cioè Aleph, la nostra associazione, il simbolo dell'Aleph è l'Ubuntu, quello che vedete sotto, che sta a indicare l'interessere, l'interconnessione di tutte le cose. E in Aleph la cosa fondamentale nel nostro percorso è la distinzione, che ormai conosciamo tutti, tra ego, quel pallino nero sotto, e l'anima, il sole di sopra. Allora, quando noi leggiamo dei testi, possiamo collegarli in un immaginario Ubuntu. Su ogni pallino dell'Ubuntu possiamo immaginare un testo e vedere quale parte di questo testo si può connettere con tutte le altre. Per questo sia possibile, occorre che di ciascun testo tiriamo fuori l'anima, cioè il nucleo essenziale, quella parte universale del messaggio. I testi di cui vorrei parlarvi oggi sono questo, Angela Volpini, Resurrezione di Dio, libro di Noam Chomsky, Il bene comune, libro di Saviano, Vieni via con me, un libro di Kaushik, scusate, Alchimia organica, Il cervello del cuore di Annie Marchie, o quest'altro sullo stress, che è un testo fondamentale dell'Istituto HeartMath. E infine, quest'altro testo, Le parole sono finestre di Rosenberg. Vedremo come questi testi si tengono assieme se li vediamo dal punto di vista dell'anima, cioè cogliamo ciò che c'è di veramente di essenziale come messaggio generale. Allora, nella visione Aleph, l'inconsapevolezza viene mantenuta grazie a un'operazione molto semplice, che è questa. Separare ogni parte dall'insieme, in modo che non comunichi più o comunichi male. In questo modo l'inconsapevolezza può essere mantenuta e la ragione per cui manteniamo questa consapevolezza non è un fatto naturale, ma è un fatto dovuto alle strutture di potere che si sono diffuse ovunque. Come sappiamo, secondo una visione molto chiara di Raymond Panikkar, ci sono due forze che guidano il mondo, eccolo qua, abbiamo già parlato tante volte, la prima forza è il potere, la seconda forza è l'amore, o meglio, la prima forza è l'amore, questo, è questo, e l'altro il potere. Allora, quando ci troviamo di fronte al potere, in ogni caso il potere divide, e impera, come dicevano i romani, quindi divide anche la conoscenza in frammenti, in modo che non si possa avere quella visione complessiva di ciò che si vuole conoscere, che consente poi la libertà. Parto quindi dal libro di Angela Volpini. Angela Volpini è una mistica che a 7 anni ha avuto un incontro con Maria e ripetute volte, e Maria gli è apparsa come l'umanità realizzata. Bene, parto direttamente dall'inizio, da come inizia il suo primo testo che ha scritto, Resurrezione di Dio, che ha scritto a 39 anni. Ecco qua. Se io non chiedo di credermi, perché tu mi chiedi di obbedirti? Tu non mi credere e io non ti obbedisco. Questa frase sintetizza la difesa della mia coscienza, della mia esperienza, della mia libertà. Ed è la conclusione del mio primo patto col mondo, che prima di allora non pensavo dovesse entrare con tanta forza nella mia vita. Questo mondo si chiamava Vescovo. Quest'altro da me, al quale ero aperta come altra me stessa, anche se solo lo conoscevo attraverso l'esperienza mistica, mi accingeva a conoscerlo nella sua realtà, con l'entusiasmo di dargli la mia esperienza e ricevere un gioioso accoglimento e conforto, si rivelò un'aggressione drammatica.
Quest'altro da me, cosciente di quello che io portavo, in grado di capire il messaggio, linguaggio di libertà, amore, divinizzazione, mi aggrediva violentemente proprio per la semplicità della comunicazione che io avrei potuto portare avanti. Gli altri, la gente semplice che era attorno a me, intuivano che io avevo da comunicare profondamente cose legate alla vita, ma non comprendevano, non possedevano più la chiave di lettura della propria coscienza, quindi del proprio fine. Questa gente, gente comune, era costretta a eliminare la lettura della propria coscienza e del proprio fine a coloro che arbitrariamente si erano posti come mediatori tra Dio e la coscienza, anziché annunciare e promuovere l'evento della Terra Nuova ed essere così specchio pubblico dove la coscienza personale potesse riflettersi e riconoscersi. Questi mediatori arbitrari, sentite questa frase molto forte, ho cominciato a identificarli come i padri di ogni tirannide. Essi, impedendo alla gente semplice di riconoscere la propria coscienza come luogo dove Dio si intrattiene con l'uomo e luogo dove nasce il punto di forza, luce, autorità personale, si sono sostituiti alla coscienza. Quindi il messaggio della Angela Volpini è molto semplice, fatto in, con uno schema, eccolo qua. Il potere fa sì che le persone siano separate, divise da che cosa? Divise dalla loro coscienza. Quindi il potere porta le persone a essere separate dalla propria coscienza. Prodotta questa separazione, la via che il potere ha di appunto dominare gli uomini è tutta una via in discesa. Dice ancora Angela Volpini, sostituendosi alla coscienza personale, proclamando l'obbedienza come il solo cammino di salvezza, hanno reso l'uomo fragile, insicuro, smarrito, disperato. E quindi pronto ad accogliere ogni progetto esterno che gli promettesse salvezza, pace e benessere. In pratica hanno indebolito l'uomo e poi aggiunge, lo hanno per così dire educato a prostituirsi ad ogni autorità che non fosse più la propria, cioè quella della coscienza alla quale fare appello come punto fermo di luce costante verso il proprio fine di pienezza. E tutto questo in nome di Dio. Beh, richiamo quello che diceva Spinoza già nel 600, diceva che appunto la chiesa del potere, perché esistono due chiese, la chiesa della carità e la chiesa del potere. La chiesa del potere è il miglior alleato dei principi, perché mentre il principe può impaurire i corpi delle persone, la chiesa può impaurire l'anima delle persone e quindi può generare un legame molto forte. Quando la Chiesa e il principe si tengono insieme, per le persone la possibilità di avere una coscienza libera diventa quindi difficilissima. Questo è il primo passaggio.